Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati. Siamo qui con il nostro unboxing e primissime impressioni di Samsung Galaxy S8 Plus che cortesemente Samsung Italia ci ha fornito. Bene, inizio col dire che il dispositivo non è ancora disponibile in commercio, lo sarà dal 28 aprile in tutti i negozi, mentre invece è disponibile da giovedì 30 marzo per i preordini. Perfetto, eccolo qua, Samsung Galaxy S8 Plus. Abbiamo subito tolto la parte esterna della confezione che è molto molto precisa. Andiamo ora ad aprirlo, rimuoviamo la linguetta adesiva. Ecco qua il nostro dispositivo che andiamo subito a togliere. E andremo a vederlo tra pochissimo più da vicino. Andiamo a togliere la parte superiore. Qui abbiamo invece l'altra parte che contiene in pratica il libretto di istruzioni, la spillettina per togliere il vano della nano SIM e micro SD, tutte e due assieme ovviamente. Abbiamo la presa da muro classica per la quick charge, quindi carica rapida con l'ingresso USB. Poi abbiamo un adattatore che va da ingresso USB femmina, ovviamente, a USB Type-C per il nostro dispositivo. E poi abbiamo un altro adattatore che andiamo a vedere adesso, eccolo qua, va da micro USB a USB Type-C. Quindi abbiamo ben due adattatori. Uno per USB e uno per micro USB. Poi andiamo a togliere il cavo ovviamente di ricarica con USB Type-C e poi andiamo a vedere le cuffie auricolari. Sono in-ear molto molto belle della AKG, quindi premium. Anche il cavo è in nylon, come possiamo vedere, molto elegante. C'è ovviamente il jack classico. E le cuffie, eccole qua, in-ear, hanno i suoi gommini, qui vediamo il logo AKG, i gommini che poi sono in una busterella a parte, abbiamo il bilanciere del volume, il tasto per rispondere alle chiamate e ovviamente il microfono incorporato. Andiamo a vedere infine i gommini, eccoli qua, che sono in questo pratico sacchettino di varie dimensioni per ovviamente le dimensioni delle nostre orecchie. In pratica, se sono troppo grossi, possiamo mettere quelli un po' più piccoli e più piccoli ancora andando a scalare. Ma andiamo a vedere il dispositivo. Dispositivo che ha un lato posteriore che lo vediamo qui, molto molto bello, il design è davvero eccellente. Abbiamo il logo Samsung qua in rilievo con il sensore per le impronte digitali, la fotocamera posteriore che è un 12 megapixel dual pixel flash LED. Ora invece andiamo a vedere il display che è, vi ricordo che è un 6,2 pollici in altissima definizione, diciamo che è un 4K, la sigla precisa è QWHD HDR, è il primo display su smartphone su cui si possono vedere filmati in HDR, quindi con la risoluzione massima che c'è anche sui televisori 4K, per esempio HDR con la tecnologia HDR appunto. Abbiamo le classiche icone qua sotto con il browser di Samsung, Made in Samsung, l'icona per il telefono, i messaggi, Play Store e la fotocamera. Abbiamo poi la barra classica di Google per la ricerca di contenuti. Abbiamo il design che è sui lati, sul bordo destro e sul bordo sinistro, Edge, il display, quindi va sia l'S8 che l'S8 Plus hanno il display Edge. Sul lato destro abbiamo il tasto di accensione e spegnimento. Sulla parte superiore abbiamo lo slot per la nano SIM e la micro SD, nonché anche il microfono che verrà utilizzato, logicamente attivato per quando registreremo dei video.
vedete che la cornice è tutta in metallo, poi passiamo al lato sinistro con il bilanciere dal volume e poi il tasto particolare per attivare Bixby, il nuovo assistente che approfondiremo nella nostra recensione, ci aiuterà in svariati modi per trovare delle informazioni oppure altre chicche che non vi svelo adesso, ve le svelerò nella recensione. Nella parte inferiore abbiamo il jack per le cuffie auricolari, come abbiamo detto, abbiamo l'ingresso USB Type-C, il microfono generico e la cassa audio. Abbiamo anche le due antennine che abbiamo visto, anche che ce n'è una sulla parte superiore. La parte posteriore, come abbiamo detto prima, la fotocamera 12 megapixel dual pixel, quindi è la stessa di quella che c'è su S7, S7 Edge. Qui Samsung non l'ha toccata perché la ritiene che sia la ritiene Samsung appunto che sia la migliore fotocamera che ci sia su smartphone, su tutti gli smartphone, in confronto a tutti gli altri smartphone, e quindi non è andato a toccarlo. È andato a toccare qualcosa al lato software, che poi ovviamente vi spiegherò nella recensione dedicata. Abbiamo poi il flash LED, abbiamo i sensori per l'autofocus e il sensore per le impronte digitali. È un attimino scomodo di fianco alla fotocamera, perché quando lo si va a toccare, magari andiamo a lasciare qualche impronta alla fotocamera, dovremmo pulirla. Come vedete, la parte posteriore presenta anche il logo Samsung, è molto riflettente, la colorazione è grigio posteriore. Abbiamo qui attivato Bixby, vedete che ci dà Hello Bixby, ci dà le previsioni. È una specie di Google Now. Qui vi do qualche anticipazione che poi ovviamente approfondiremo nella nostra recensione. Ovviamente andremo a toccare un po' tutti gli aspetti. Abbiamo la classica tendina per le notifiche, Android 7.0 preinstallato, quindi Nougat, logicamente non poteva essere diversamente. Qui vediamo ancora la tendina delle notifiche con tutti i toggle per attivare e disattivare ciò che ci interessa. C'è anche una chicca, ovvero che trasforma il nostro dispositivo in modem. Abbiamo ovviamente la funzionalità Edge sul lato destro, che ci permette di aprire rapidamente le applicazioni che utilizziamo più frequentemente. Le applicazioni preinstallate non sono moltissime, la memoria interna è da 64 GB, ovviamente espandibile. Poi un'altra chicca è premendo la parte centrale inferiore del display, sembra quasi di pigiare un pulsante fisico. Non è così, perché c'è un sistema che fa vibrare leggermente la zona dove appoggiamo il dito lì nella parte centrale. È simile, la funzionalità è simile, se non identica, a quella di iPhone 7, 7 Plus. Infatti Samsung è andata a rimuovere appunto il tasto fisico per dare all'utente una maggiore immersività, una maggiore esperienza visiva, soprattutto con questo bellissimo, devo dire, display. L'abbiamo acceso e configurato da poco. Io mi sto trovando bene per adesso, ma la cosa che mi ha colpito anche è il fatto che c'è la possibilità di sbloccare il dispositivo con l'iride oppure con il riconoscimento facciale. Infatti basta ovviamente configurarla e appunto andare a provare. Vediamo che facciamo una prova. Vedete, qui ci sono due cerchietti dove dovremo mettere i nostri occhi. Vedete che non me li rileva perché devo stare più vicino. Me lo avvicino un attimo e mi ha sbloccato il dispositivo. Vi ricordo che un'anticipazione, che lo sblocco con l'iride si attiva soltanto se disattivate lo sblocco con il sensore per le impronte digitali. Quindi uno esclude l'altro. Per quanto riguarda invece i prezzi del dispositivo, si parte all'incirca da 829 € se non ricordo male per l'S8, 100 € in più all'incirca per l'S8 Plus. Vi dico che non sono stati detti i prezzi e io sinceramente non ho ancora avuto tempo di guardarli, perché appunto ho fatto un po' di prove con i dispositivi. Sapete che ne abbiamo più di uno. Comunque il dispositivo sembra molto leggero, molto gradevole al tatto, un po' scivoloso, però andrò ovviamente ad utilizzarlo nei prossimi giorni e vi renderò conto
ovviamente nella recensione completa. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione, continuate a seguirci perché ne vedremo delle belle. Grazie ancora, ciao!